Tutto come da pronostico, il Pineto batte 2-0 il Nereto e si aggiudica il derby della sesta giornata in Serie D. Fa tutto nel primo tempo la formazione di Pomante, che sbaglia anche un calcio di rigore. Nella ripresa il Nereto prova a riaprire la contesa, ma è troppo tardi. I locali in maglia nera schiacciano subito sull'acceleratore e dopo neppure un giro di lancette si portano avanti. Paoli approfitta di una disattenzione della difesa neretese, ruba palla e serve Cardella, che di testa timbra il cartellino e porta in vantaggio i suoi. 1-0, il Pineto insiste e al settimo sfiora anche il raddoppio. Madiglio compie il miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Pepe, spedendo in corner e salvando i suoi. Sul successivo calcio d'angolo, altro tentativo aereo, questa volta da parte di Mesisca, con la sfera che sfiora il palo e termina sul fondo. Il Nereto deve scrollarsi di dosso lo shock del gol subito a freddo. Unica occasione nello specchio per la formazione vibratiana, quella al 14° dalla distanza di Ristonski, neutralizzata da Mercorelli, ma sono i biancazzurri locali a fare la partita e a trovare il raddoppio al 27° con Barlafante. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, l'esterno riceve palla e insacca la girata dal limite. Quinta rete stagionale per Barlafante, dispiacere dato al suo ex tecnico che lo aveva avuto lo scorso anno al Real Giulianova. Al 36° il Pineto fallisce il colpo del KO, Barlafante entra in area e viene messo giù. Il direttore di gara Gian Pietro della sezione di Pescara indica il dischetto del calcio di rigore. Dagli 11 metri va Cardella, che calcia in maniera non impeccabile. Diglio intuisce e blocca a terra. I primi 45 minuti si concludono così sul parziale di 2-0 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa la reazione del Nereto: al nono Cipriani apre per Ciganda, il colpo di testa però si impenna alto sulla traversa, quindi l'attaccante ci riprova con maggiore precisione qualche minuto più tardi, ma Mercorelli si fa trovare pronto alla deviazione. Al 20° sul successivo corner, timide proteste neretesi per un presunto fallo di mano, col direttore di gara che lascia proseguire. Al 28° Bitetto si gioca anche la carta pedalino e passa al 3-4-3, e proprio l'attaccante alla mezz'ora prova la girata che, deviata, termina alta. Sugli sviluppi dell'azione, al 31° la gran staffilata di Cipriani termina fuori di poco alla destra di Mercorelli. Ora il Nereto deve insistere e mette in affanno i locali. Al 33° prima Ghiani chiama all'intervento in tuffo Mercorelli, poi Pezzotti salva la porta biancazzurra sulla conclusione di Mirabelli, lo stesso Mirabelli che al 39° serve pedalino. La girata di prima intenzione dal limite dell'area termina però di poco alta sulla traversa. Dopo 5 minuti di recupero è il Pineto a festeggiare dunque il ritorno alla vittoria e a portarsi a quota 13 punti in classifica, in attesa dello scontro diretto contro la capolista Fiuggi. Matura invece la quarta sconfitta in 6 partite per un Nereto a cui resta la soddisfazione di aver disputato un buon secondo tempo. Di questa partita avevo molto paura, perché era la classica partita per noi. Avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare, perché se vincevi oggi come abbiamo fatto il nostro, se perdevi punti, diciamo che all'occhio della gente sembravano due punti persi. Invece io sinceramente avevo paura, perché affrontavo una squadra tosta dopo l'avvento del nuovo allenatore di Bitetto, una squadra cambiata dal punto di vista tattico e dal punto di vista mentale, che ci ha dato filo da torcere. È normale, siamo stati bravi subito ad approcciare bene la gara, subito andare il doppio vantaggio. Poi, come hai detto tu, il rammarico è quello di non aver chiuso la partita, perché poi un episodio contro ti può ribaltare anche il risultato, e non ce lo meritavamo, perché oggi abbiamo giocato una partita alla grande. È normale che il secondo tempo un po' siamo calati, ma c'è stato più un calo mentale, e giustamente è venuto fuori il Nereto, perché appunto loro non avevano niente da perdere, hanno rischiato tutto il partito e ci hanno messo un po' in difficoltà. È una squadra forte, formata da ottimi giocatori, una rosa importante. È normale che c'è ancora, dal mio punto di vista, c'è tanto da migliorare, perché come hai detto tu sono giocatori che non stanno al 100% della condizione, però pian piano arriveremo a quel punto, e questa è una rosa importante. Sono giocatori in panchina come Picciollo, lo stesso Ciarcelluti che è entrato, lo stesso Minnozzi che non ha giocato il resto delle altre partite, giocatori come Baldinini, Esposito, giocatori importanti che sicuramente diranno la loro in questo campionato. È stato un primo tempo dove siamo stati fermi, non abbiamo giocato, ci siamo fatti trovare fermi anche nelle occasioni dei primi due gol. È inutile raccontare il primo, che
che è stato quello che magari ha un po' demoralizzato ulteriormente la squadra. Però poi nel secondo tempo effettivamente, come ho detto a loro nello spogliatoio, pur giocando così male, sarebbe bastato, ecco, come si dice, un golletto per poter riprendere magari anche la partita, giocando, sinceramente giocando anche con più impeto, con più aggressività e anche più velocità. Pineto ha mostrato da subito la maggiore qualità tecnica di tutti i suoi giocatori, anche del gioco di squadra, perché questo va detto subito. Per quanto riguarda noi dobbiamo crescere sotto due aspetti, sia come gioco di squadra, perché ho visto parecchie giocate un po' troppo individualistiche, e poi anche sotto l'aspetto anche della condizione dobbiamo migliorare, perché no, quello mentale, diciamo che su quello ci sto lavorando e credo di essere su quello sulla buona strada, proprio dalla condizione fisica, perché oggi è sembrata di avere una squadra come si ha all'inizio, subito dopo della preparazione, no? Una squadra che all'inizio della partita è lenta, compassata, ferma, e poi man mano che passa il tempo, anche fisicamente la squadra riesce a sostenere la gara così come abbiamo fatto noi.